qui certamente non ho bisogno di presentarveli, ma lo faccio ugualmente perché mi piacciono le cose inutili. Vi presento Ernesto Di Mauro, alla mia sinistra leggo, così non mi sbaglio, che insegna biologia molecolare alla Sapienza dell'Università di Roma, è già autore di Pandora, amore mio. E Raffaele Saladino, che invece insegna chimica organica e bioorganica all'Università della Puglia di Viterbo. Siccome io ho chiesto ieri in alcune telefonate preliminari chi ha scritto cosa e ho scoperto che la collaborazione è stata molto stretta, quindi non so bene a chi porre le domande che mi sono sorte leggendo il libro, quindi direi che faccio la domanda e poi voi decidete chi risponde. Allora, la prima domanda, insomma, che è molto meditata, è molto frutto di una grande riflessione, è, insomma, com'è nata la vita? Una domanda semplice, così per iniziare a approcciare il problema, perché quando una cosa è complicata, secondo me bisogna buttare subito sul tavolo lo zoccolo duro. La come è nata la vita è l'argomento di tutto il libro, quindi le risposte sono tante. Questa è la... Andiamo ai precursori della materia, quando è che si passa dall'inorganico? No, la domanda è precisa, come è nata la vita, non quando. Ho detto come. Allora, il problema è essenzialmente capire che cosa si intende per vita. E la prima affermazione che ho fatto di tipo tecnico prima è per riferimento a Trifono, che è un biofisico, che ha compilato il vocabolario delle definizioni di vita. Allora, non l'ha fatto non per curiosità, ma per un approccio strutturalistico, cercando di capire che cos'è che si pensa sia la vita. La vita non è definibile. Dal punto di vista logico, la definizione che si usa è quella della NASA, che è la vita un sistema chimico che si autosostiene e si evolve linearmente, che è totalmente sbagliato, perché intanto non si autosostiene perché prende energia da fuori, poi definire una cosa perché dal punto di vista che si evolve significa definirla per difetto, quindi non sai che cosa stai definendo, dici soltanto che c'è qualcosa che cambia, e quindi poi non è un sistema ma è un processo. Quindi in realtà la definizione accettata non c'è. Allora Trifono ha fatto tutte le definizioni, le ha compilate in modo strutturalistico, cioè quali sono le parole comuni a tutte le idee, o meno più frequenti, che siano state venute dalle varie culture recenti. Allora la definizione che viene fuori è: la vita è cambiamento in riproduzione. Se noi definiamo la vita come qualcosa che cambia e quindi si mantiene ma sempre in modo diverso, e in riproduzione vuol dire che c'è una trasmissione di qualcosa. Quindi la domanda come è cominciata la vita va riformulata per come è cominciato un sistema genetico in grado di rispondere all'ambiente. Allora, questa è un'altra domanda alla quale può provare a rispondere. Sì, la domanda però a questo punto la preciso ulteriormente è: come si passa da qualcosa che è inorganico a qualcosa che è organico? Quali sono i segnali che voi chiamate i precursori, insomma si chiamano così, di questo passaggio? Il passaggio è graduale, è un passaggio che è codificato nell'origine stessa dell'universo, quindi nel momento in cui l'universo si forma già ci sono le condizioni necessarie affinché vi sia una possibile origine della vita. Per questo si parte dal Big Bang, no? Con questa visione ampia della cosa. E da un punto di vista ovviamente materiale, con un chimico, quindi una impostazione un po' materiale della natura, i primi passaggi sono dei passaggi in cui gli atomi si devono organizzare per creare le molecole che saranno necessarie a loro volta per poter dar luogo alla cellula madre, quindi a questa prima cellula che in quel momento diventa vita, secondo appunto la definizione che ha chiarito bene Ernesto. E in tutti questi passaggi ci sono delle molecole che sono più interessanti di altre, che hanno un ruolo più specifico, più importante.
E la difficoltà che almeno io ho incontrato un po' nel descrivere questo percorso è che la chimica, a differenza di altre discipline, come ad esempio la fisica, non ha un linguaggio immaginifico per cui il lettore si può identificare anche su temi molto complessi che da una trattazione matematica risulterebbero assolutamente inavvicinabili, ma c'è una visione, no, più ampia. La chimica è molto tecnica, appena si deve dire una cosa, adenina significa una struttura, quindi un geroglifico, o conosci l'egiziano, geroglifico ti fermi. La difficoltà quindi è quella di parlare di molecole, però le molecole sono importantissime, quindi abbiamo un processo di evoluzione molecolare, ancora prima di evoluzione darwiniana nel senso più noto, quindi l'evoluzione darwiniana agisce già a livello delle prime molecole, dove dal semplice si passa al complesso in modo spontaneo, ed è un primo punto del decalogo che ha coniato Ernesto, è quello fondamentale, perché questo passaggio dal semplice al complesso, il complesso a un certo punto si organizza in un sistema vivente, è interessante perché è spontaneo, quindi non è un processo che ha bisogno di apporti specifici di energia, ma se si mette in moto va spontaneamente. Nel nostro caso, appena sono disponibili tutte le molecole, appena il sistema crea una membrana, quindi si compartimentalizza e inizia a avere un network di processi, la vita appare un fenomeno di emergenza. Sì. Allora, certamente sono argomenti, capisco la questione del geroglifico, ecco, perché io sono una giornalista scientifica, però obiettivamente mi manca l'adenina, e quindi senza l'adenina tutta la striscia è complicata. Io per questo motivo mi sono soffermata leggendo il libro sulle parti più di curiosità, insomma più filosofiche, quindi poi le parti scientifiche tocca a voi aggiungerle. E quindi ho due domande filosofiche che vi vorrei porre. La prima proprio prende spunto da quello che Raffaele ha appena detto, cioè il passaggio appunto dalla chimica alla vita che avviene quando si formano le cellule. Queste cellule nascono, leggo così non mi sbaglio, se ho sbagliato a prendere appunti me lo dite, quando sistemi molecolari in grado di riprodursi, quindi le prime molecole che sono in grado di riprodurre se stessi, riescono a raccogliere e trasportare energia. Ma in pratica, insomma, per dirlo in parole più semplici, la vita diventa possibile solo quando si riesce a separare un sé da un non sé, cioè quando diventa chiara la definizione che c'è fra dentro e fuori. A me questa sembra una questione estremamente filosofica, mi piace che la vita, l'origine della vita sia legata in tantissimi suoi aspetti veramente un po' alla filosofia. E quindi che importanza ha questo dentro e fuori? Allora, il presupposto iniziale è proprio storico, cioè gli studi moderni sull'origine della vita vengono da Oparini, il quale aveva presupposto che dei meteoriti cadendo nell'atmosfera, quindi cedendo energia meccanica che diventa termica, avrebbero prodotto sostanze organiche a partire da composti con carbonio, che nell'acqua avrebbero dato una zuppa primigenia. Della zuppa primigenia parlava anche Darwin. Darwin ne parlava poco perché significava sostenere che la vita non veniva da Dio, dato che la moglie era molto religiosa, che la moglie era molto ricca, lui preferiva non parlarne a caso. Allora, in questa zuppa primigenia ci sarebbero state, come poi alla fine si vede, ci sono sostanze che sono in grado di produrre informazione chimica, che poi diventa informazione genetica al momento in cui si trasmette. Però nella pozza, nel mare, tutto si perde. Quindi servono anche dei composti che creino un dentro o fuori. Noi sappiamo che queste sono le membrane. E sappiamo che le membrane si formano ancora oggi con composti alifatici, cioè composti di carbonio a catena lunga, che si organizzano e danno l'olio sull'acqua. Allora, se l'olio ce n'è tanto, comincia a segregare delle micelle, e allora se queste micelle hanno un'affinità con il materiale genetico, ciò che è fatto, cioè c'è un materiale genetico che entra nelle micelle, sta dentro, il fuoco rimane l'acqua,
e c'è un proto primitivo con le prime sostanze che si organizzano. Questo è ovvio, lo sapevano già i russi alla fine del secolo passato, però gli esperimenti in parte abbiamo fatto questo. Ah, questo sì. Questo. Sì. Ah, quindi c'è, sì. C'è una parte... No, no, diciamo, quindi il che tutto sia autogenico a partire da eventi chimico-fisici semplici, questo è ovvio, ma cominciare a capire attraverso quali passaggi si organizzano sistemi metabolici e sistemi genetici, un genotipo, cioè qualcosa che trasmette, un fenotipo, cioè qualcosa che raccoglie l'energia e la controlla, e con quell'energia fa materia genetica e quindi c'è un ciclo. Significa da un lato avere l'uovo e la gallina, cioè la gallina è quella che fa l'uovo, cioè il metabolismo, il fenotipo. L'uovo è il genotipo che fa la gallina, però se tutto nasce insieme nella stessa pozza, con la stessa reazione articolata, non c'è più uovo e gallina, c'è cioè già la frittata, c'è cioè già il sistema funzionale. Quindi il problema filosofico del sé e non sé in realtà non esiste. Basta vedere quello che succede e buttarlo nell'olio nell'acqua. Sì, ma ha bruciato un pezzo della domanda sull'uovo e la gallina che invece... Allora, vediamo come era posta la domanda. Le risposte sono facili, difficile fare domande. La domanda è postulata così, credo, da secoli ormai. Cioè, mica sono stata io. È nato prima l'uovo o la gallina, mi sembra, insieme. Come facciamo a saperlo? E soprattutto... come facciamo a saperlo? Il resto è un'altra domanda. No, che le domande siano prestigitazione, che le risposte siano prestigitazione, le domande siano la cosa importante, questo l'ha detto Borges, se l'aveva detto Censorino, che è un autore latino, che si è posto per primo la domanda. Lui era un professore di scuola, diciamo scuola media, che insegnava retorica, quindi era scuola media. E il giorno del compleanno del suo collega diceva: io sono un professore, quindi povero, non ti posso regalare una tazza istoriata, ti regalo la mia conoscenza. E quindi gli ha scritto un libretto tipo quello, non più grande, che si chiama De die Natali, cioè dell'anniversario. Allora lì c'è la domanda: avesne ante ova generata sint, proprio precisa, è la prima testimonianza della domanda. Qui è tutto estremamente logico se viene visto, come crede la NASA, che sia un processo e non un sistema che si autocontrolla. Allora, la domanda ce la poniamo in modo sbagliato. Per questo per secoli c'è stato l'uovo e la gallina, perché il sistema è uno. Cioè, non c'è un genitore e un figlio, c'è una coppia di generazioni. Corpo-generazione, corpo-generazione. Il uovo e gallina è la stessa cosa. E quindi adesso scopriamo che anche Adamo ed Eva erano la stessa cosa a proposito di uova e di gallina, perché noi anche lì siamo abituati a pensare a due, diciamo, progenitori, poi voglio dire, che sia tanto scontato, come dicevi tu, no beh, è scontato, perché insomma veniamo dal brodo primordiale, lo diceva già Darwin, ma insomma mica tanto, poi sono dispute accesissime, ancora ci sono i creazionisti, no? Che tirano sulle barricate, ci sono orde di persone che non danno affatto per scontato il fatto che la vita sia un processo chimico e fisico, insomma, assolutamente. Quindi no, è scontato forse per chi l'ha studiata, ecco, per chi ha approfondito il tema, per i ricercatori, ma no, non per tutti. E tantomeno può essere scontato il fatto che noi discendiamo anziché da Adamo da Luca. Chi era costui? Ulteriore considerazione intanto sull'uovo e la gallina, però anche di tipo molecolare, a parte l'aspetto generale, è questa, cioè perché a un certo punto si è scritto questo libro, no? Perché per una serie di casualità all'inizio, ma poi studi impostati, si è riusciti a identificare delle vie molto semplici tramite le quali da una sostanza estremamente elementare diffusa nell'universo, che si chiama formammide e il cui nome è ripetuto n volte, ma c'è la sua ragione, si ha la possibilità di sintetizzare molti degli intermedi, sia dell'apparato genetico che dell'apparato metabolico contemporaneamente.
E questa era una risposta che mancava nella tradizione di questi studi, dove sostanzialmente erano assenti dei tasselli di informazione e semplicemente si era andati avanti a un certo punto considerando che tutto sommato, visto che esistiamo in qualche modo con le molecole che erano formate, non poniamoci troppo il problema di come, andiamo avanti. E invece nell'andare a capire meglio come queste molecole realmente si fossero formate, poi sono emersi degli scenari molto ampi, molto generali, come la chemiomimesi, come fenomeni appunto in cui componenti di apparati diversi nella cellula però spontaneamente si originano, che hanno un po' aperto la visione sul tema. E Luca beneficia dal mio punto di vista di tutto questo. Cioè Luca è il primo essere fortunato, forse l'unico vivente, nel senso che a un certo punto ha avuto la possibilità di emergere da un insieme di molecole che siano prodotte da fenomeni spontanei e quindi non sappiamo bene come è fatto, poi insomma adesso può entrare più nel dettaglio, anche se moltissime indicazioni li conosciamo, come viene indicato nel libro, e in quel momento emerge questo organismo che beneficia di milioni di anni di evoluzione molecolare e prende vita, o di fatto si organizzerà in seguito in organismi più complessi. Quindi insomma dobbiamo riscrivere la parte che parla di Adamo e di Eva, abbiamo capito. Luca è l'antenato comune. Luca è una cellula madre, si chiama Luca, è un dia germanico, Luca femminile, più che maschile, quindi c'è Eva. C'è. Non sono d'accordo. No, Luca non era né maschio né femmina, cioè il sesso è avvenuto dopo, quando c'è stato il sistema genetico definito. Serviva ad aumentare la variabilità per ricombinazione programmata. Luca significa last universal common ancestor, cioè l'ultimo antenato comune, e quindi è identificato dall'alto verso il basso, cioè qual è l'organismo minimo che possa avere tutte le funzioni che ritroviamo in noi e che siano conservate in tutti. Quindi si fa un lavoro di filologia alla rovescia, quindi tutti hanno DNA, quindi aveva DNA, tutti hanno i ribosomi fatti in un certo modo, quindi aveva certi ribosomi, e quindi vengono fuori un centinaio di funzioni semplificate ma essenziali, e lì uno si ferma. Allora c'è una certa variabilità, e questo non esclude che Luca fosse estremamente variabile, cioè che ce ne fossero tanti tipi di cui uno ha preso il sopravvento, e l'altra è che non fosse possibile avere dei Luca più semplici, cioè la chiave della vita è la selezione è data dall'ambiente. Se l'ambiente all'inizio era più permissivo, cioè più omogeneo, più semplice, meno sottoposto a stress continui come lo è il pianeta che è separato in acqua e continenti eccetera, per cui questo è un altro discorso, se il sistema era più semplice Luca poteva essere più semplice, quindi non aveva bisogno di sesso ricombinatorio, quindi non era né maschio né femmina, era un ermafrodita. No. Allora mi date questo gioco più si riproduceva allora però abbiamo parlato di pianeti, che era un'altra delle mie curiosità. Tra l'altro abbiamo qui il futuro autore di un libro sugli asteroidi, quindi tante volte si sente parlare, per quanto riguarda l'origine della vita, di qualcosa che è arrivata da fuori, no? Di un germe iniziale di vita che è stato portato sulla Terra da un asteroide. Allora, io ho due domande, decidete voi chi risponde. La prima è vero che la vita è arrivata da un asteroide? Si può dire, non si può dire? Attenzione, perché poi c'è il controllo. E la seconda è, allora se sulla Terra, che alla fine poi è un pianeta come ce ne sono, abbiamo scoperto insomma recentemente, veramente molti molti altri nell'universo, e la vita è stata possibile da noi, è veramente possibile insomma con facilità ipotizzare che su un pianeta dove le condizioni sono simili a quelle della Terra per quanto ne sappiamo,
ragionevolmente ci possa essere una vita di tipo simile a quella che conosciamo? Inizio io. Diciamo. Allora, esistono certamente delle correlazioni tra l'impatto di corpi celesti sul nostro pianeta e l'origine della vita. La correlazione maggiormente nota è il fatto che la vita, anche se non sappiamo esattamente quando sia iniziata, inizia comunque in un periodo che segue di poco il grande impatto meteoritico e quindi degli eventi particolarmente devastanti da questo punto di vista, e questo è uno dei punti di forza, diciamo, della parte della comunità scientifica che sostiene la panspermia e quindi la possibilità che in effetti microorganismi viventi in fase latente siano giunti dallo spazio. Io una cosa so di certo, perché l'abbiamo dimostrata sperimentalmente, è che i meteoriti sono delle fattorie di molecole, cioè in sostanza questi meteoriti, soprattutto bombelitici, che hanno un elevato contenuto di carbonio e di sostanze organiche, aminoacidi, basi nucleiche in parti per bilione, quindi in minime quantità, in realtà in determinate condizioni producono molecole, perché sono delle specie in grado di farlo. E quindi il meteorite lo dobbiamo vedere sia come un oggetto che trasporta qualcosa, e sicuramente trasporta molecole, perché queste lo sappiamo, le abbiamo analizzate, le vediamo, ma anche che ne crea sia durante il trasporto che nel momento dell'impatto. Judith Sponer ha dimostrato, ad esempio, che durante un impatto di un meteorite sulla superficie della Terra si generano le basi nucleiche, anche se non fossero presenti. Quindi il ruolo dei corpi celesti nella vita è sicuramente rilevante, soprattutto per quanto concerne le molecole, che non è poco, perché di nuovo se non ci sono molecole non c'è luca e non c'è la cellula madre. Diversi studi dimostrano che è anche possibile che i microorganismi resistenti alle radiazioni possano tranquillamente stare a lungo nello spazio e poi riprendere la loro fase vitale. Sì, la vita viaggia, e se c'è sulla Terra è molto probabile, a mio avviso, che sia anche altrove, non troppo vicino, se no, come dice Fermi, ci avrebbero già citofonato, però da qualche parte sta, essendo infinito l'universo, può essere anche che dobbiamo ancora arrivare a sentirci. Mi piace anche questa idea, quindi abbiamo almeno riconfermato il vecchio adagio che non è soltanto chimico, a questo punto siamo polvere di stelle a tutti gli effetti, cioè siamo pure un po' di asteroidi sbriciolati alla fine. Insomma. Assolutamente. Io torno alle mie domande filosofiche, perché capirete bene che adesso già mi sono rivelata con una cosa sull'ermafrodita e già ho visto tutti che mi guardavano storta, quindi capite da soli che io metà libro non ho potuto attingerlo perché mi mancano le basi, quindi ho preso tutte invece le parti di curiosità, che sono moltissime, e le parti che stimolano riflessioni. Una che mi ha particolarmente colpito riguarda il metabolismo, e cioè questo possibile scenario, vediamo se l'ho capita bene, che ad un certo punto si è profilato sul pianeta, che la vita potesse essere un'informazione, cioè una raccolta di informazioni, ma sapienza, se vogliamo, biologica, senza energia, oppure un'attività, un'energia senza sapere. Io l'ho riportato sia alla vita di tutti i giorni, no? Ho pensato un po' a tutte queste a questi pregiudizi che abbiamo un po' anche, no? Sull'intellettuale un po' sedentario, diciamo, e sull'atleta che invece solitamente non è particolarmente interessato alla cultura, e me ne sono fatta un'idea che effettivamente abbiamo corso un bel rischio, insomma. Allora, il discorso sostanzialmente è: qual è la differenza tra metabolismo e sistema genetico, vista nel quadro che cos'è la vita? Allora, la materia è energia, per cambiare l'organizzazione della materia serve altra energia.
Allora, il metabolismo è la raccolta e il controllo dell'energia chimica disponibile. Stai semplificando moltissimo, però naturalmente è questo. No, mi piace moltissimo che penso di essere io a tradurre voi, guarda, invece sta finendo e siete voi che traducete. diciamo le cose cercando di capire. Cioè sostanzialmente il mio metabolismo è quello di assumere sostanze e assumere ossigeno, mischiare le cose in una certa direzione. La riconducibilità della direzione è il mio sistema genetico. Il metabolismo dà energia e cambia la materia in modo che il mio sistema genetico si riproduca nelle mie cellule e nei discendenti. Allora, come si fa a raccogliere e controllare l'energia? Allora, l'energia, pure è una parola anche vaga, perché c'è energia termica, poi energia radiante, ma anche energia termica e radiante. Allora c'è energia chimica, sì, ma se rompe un legame si rilascia calore, oppure serve calore. Cioè, è tutto una cosa, è tutto un insieme di parole che parli sempre lo stesso tipo di meccanismo. Sostanzialmente noi pigliamo delle sostanze, usiamo i legami chimici all'interno di quelle sostanze per crearne delle altre che sono quelle che vogliamo noi. Ma questo è il nostro metabolismo. Questo significa anche che la vita, se è cominciata sulla Terra e può cominciare altrove, dato che le sostanze sono sempre quelle sulla Terra, su Andromeda, il confine dell'universo, perché il carbonio è sempre quello, i legami che fa con l'ossigeno sono sempre quelli. Quindi i metabolismi possibili non possono che essere quelli che troviamo dentro di noi. L'esempio classico, che qui ricordiamo, è il ciclo di Krebs, cioè gli acidi. Degli acidi, delle sostanze che possono trasformarsi una nell'altra, la prima nella seconda nella terza, eccetera, ma a un certo punto l'ultima si ritrasforma nella prima, è un ciclo, proprio una ruota che gira. Allora, in un certo tipo di ciclo di Krebs entra l'ossigeno e riescono a sostanze di un certo tipo. Certi altri organismi fanno girare la ruota alla rovescia, in cui entra anidride carbonica e escono cose diverse. Allora, questo è dal punto di vista filosofico fondamentale, perché significa che quello che c'era nella pozza è stato usato nel modo migliore possibile da quell'organismo che diceva io le cose le faccio così. Un altro è venuto e diceva no, io le cose le faccio in quest'altro modo. Naturalmente all'inizio funzionava con questa competizione capitalistica, chi riusciva a prendersi più energia, più risorse. E quindi uno è sopravvissuto. Nel ciclo di Krebs sono sopravvissuti tutti e due, quelli che sono destrossi e quelli che sono distrossi. Quindi certi batteri fanno certe cose, certi altri batteri fanno altre. Quindi questo significa che il caso della necessità è veramente il caso della necessità. Cioè la sostanza, l'energia ciclizza per necessità perché non può fare altro, perché cambiano le condizioni e si fa un'altra reazione, fa un'altra in modo ciclico. Quindi è necessaria, però come avvenga veramente è casuale. Casuale significa che su quel pianeta, con quelle condizioni, con quelle variabili, con quella struttura, avviene così. Se vado su Titano, forse avviene in un altro modo. Se vado lontanissimo, forse avverrà ancora in un altro modo, ma sempre con quelle stesse sostanze. Quindi la vita è necessariamente fatta così come la conosciamo, con alcune variabili. Cioè le rane su Marte possono essere rosse, ma sempre rane sono che respirano ossigeno, perché sempre ossigeno. Quindi la vita non solo c'è, ma sarà molto simile alla nostra, con delle varianti che dovremmo essere abbastanza intelligenti da capire, da riconoscere, da apprezzare. Però il metabolismo, queste ruote di trasformazioni continue, che stiamo facendo tutti adesso. La storia dei cicli è tipica di questo studio. Sì. Cioè abbiamo trovato cicli dappertutto, sembrava un negozio di ciclismo. Perché io mi ricordo ormai sono tanti anni, all'inizio quando facevi i primi studi, ovviamente all'inizio la comunità scientifica ti accoglie subito bene, perché sei la novità. Dopo un mese non sei più una novità e quindi iniziano a fare i calcoli di quanto tu disturbi o meno l'esistente, no?
e in funzione di quanto tu disturbi ci sono le reazioni. Io mi ricordo che all'inizio la problematica principale era lo scetticismo. Per esempio, il collega Shapiro ogni volta faceva presente come la stabilità delle molecole non fosse sufficientemente lunga da garantire che queste molecole si potessero veramente aggregare per dare luogo a questa cellula, no? Con tutti studi molto dettagliati, che una molecola poteva vivere 100 milioni di anni, però 100 milioni di anni non erano sufficienti perché ce ne volevano 500 milioni, tutte cose di questo tipo. Quello che invece, per esempio, è evidente è che in realtà non c'è una sola direzione per cui si forma una molecola e quella molecola o è usata o in qualche modo è degradata, ma c'è una forma di ciclo in cui ogni molecola, se non è usata, si degrada, ma non in modo futile, ma per dare di nuovo altre molecole che in qualche modo sono utili alla vita. E quindi questo ciclo perenne, simile al ciclo di cui parlava Ernesto, con funzioni diverse, garantisce la vita. Cioè la vita c'è perché è autogarantita dalla disponibilità continua di quello che serve. Nulla si perde, tutto si trasforma in cose utili, e la forma amide aveva questo pregio quando iniziamo a studiarla, perché dalla forma amide si formavano le basi nucleiche, se si degradavano le basi nucleiche si riformava la forma amide in modo ciclico. Quindi a me non importa quando servissero, c'erano sempre, detto questa famosa cosa. E via via abbiamo trovato dei cicli sempre più grandi, per esempio il ciclo di Krebs, di cui parlava Ernesto, si forma quasi interamente dalla forma amide, scaldando la forma amide e l'acqua delle terme di Viterbo, così faccio un po' di pubblicità, da Viterbo ci sono le terme dei papi, un'acqua termale con forma amide e tracce di un meteorite producono tutti i componenti del ciclo di Krebs, oltre altre decine e decine di molecole. Quindi non è casuale, secondo me, che tra migliaia di possibili varianti le molecole che si ottengono sono gli isomeri giusti, cioè le molecole corrette, necessarie e che troviamo oggi nella cellula. Quindi è fortissimo come processo. Quindi sono processi che continuano ad avvenire ancora oggi. Cioè, oggi la vita c'è, naturalmente, però insomma questo passaggio dall'inorganico all'organico c'è stato in un momento preciso, adesso magari diciamo anche quando è nata la vita, oppure da quando è nata la vita poi in altri momenti è stato possibile che si ricreasse. Hai risposto già adesso? Sì e no, nel senso che è teoricamente possibile e avverrebbe se ci fossero le condizioni che c'erano sulla Terra all'inizio. L'inizio significa 3,8 miliardi e 85. Le condizioni non ci sono più, soprattutto perché il Sole è cambiato, non c'è più il vento solare, c'è cioè un flusso di atomi di idrogeno attivi che porta l'energia, e soprattutto la vita si è mangiato tutto, si è auto-organizzata. Quello che c'è rimasto è il petrolio che sta all'interno, il resto, quello pure diventerà un ciclo organico a un certo punto. Se lo trivelliamo va a finire nei pesci, alla fine diventa. Quindi non ci sono più le condizioni iniziali. Se ci fossero qui o altrove, per necessità, verrebbero necessità termodinamica, cioè non necessità legale o economica, necessità termodinamica, cioè non può che essere così. Quindi la vita è ineludibile. No, questo è bellissimo, poi state rispondendo veramente a una serie di quesiti esistenziali, secondo me, importanti, cioè siamo qui per caso o per necessità. Entrambi, adesso lo sappiamo, è andato prima loro la gallina. Insieme, sembra un po' una deduscita facile, se volete invece no, è frutto di studi serissimi e accuratissimi, la vita appunto si può riformare, sì, però no, è pieno di spunti. No, volevo tornare, ho altre due domande, perché poi nel frattempo voi giustamente rispondendo, rispondete anche alle domande che non vi ho ancora fatto, tra cui qual è per esempio il ruolo del sole, e poi forse su questo ci possiamo tornare, però prima volevo chiedere, tornando a queste 123 definizioni di vita, così capiamo bene di cosa stiamo parlando. Cioè, abbiamo capito che la della NASA non va bene, ma voi quale avete scelto però? Allora, io ho fatto da Trifonov, amico nostro, amico mio, amico di Amica,
stato qui, abbiamo discusso a lungo. Andrea ha definito la Life is Self-Organization with Variation. Io ho fatto lo stesso lavoro che ho fatto lui, ho preso la sua definizione e quella della NASA. Qual è l'unica parola comune alle due definizioni? La parola comune è self, cioè la vita è identità, cioè è un processo metabolico complesso, una reazione, è come un pinolo, fino a che uno vede, c'è un altro, un organismo complesso, fino a una reazione chimica molto complessa, fatta di tre reazioni secondarie, però si vede proprio che è una reazione. Quindi noi siamo self, e noi siamo una reazione chimica ben definita, ognuno di noi è differente, però fa le leggi, il lego con cui siamo fatti è lo stesso dei batteri, lo stesso degli organismi che stanno sul titano, sotto il metano e così via. Quindi la definizione di vita è identità. Abbiamo motivo di ritenerci una forma di vita superiore? Da questo punto di vista, solo per essere superiore ci vuole lo zero della scala, no? Dovevo capire chi è. No, ma non è questione di essere superiori o inferiori. E siccome la vita è connotata, abbiamo detto, all'origine dell'universo, probabilmente le scale temporali saranno un po' diverse, quindi nell'universo ci saranno forme di vita con un diverso livello di evoluzione. Quindi è probabile che non si sia proprio all'ultimo gradino di questa evoluzione, probabilmente saremo sulla mediana, se la nostra stella rappresentasse un valore mediano delle stelle esistenti. Io non sono purtroppo un astrofisico, un astronomo, non ho bene questa condizione, ma soprattutto dipende molto ovviamente dalla stella, dal sistema planetario. Ma perché ovviamente? Ovviamente perché? Perché in questo processo di evoluzione molecolare, la struttura del sistema planetario e del pianeta in cui avviene è di assoluta rilevanza. Per esempio, se si studia la chimica all'interno di nubi interstellari, protoplanetarie, io sono chimico organico, quindi ti prego di scrivere, però qualcosa ormai ho digerito. Questa cambia, quindi le molecole che noi troviamo in una nube di polveri stellari in una certa zona della galassia sono in parte diverse da quelle che troviamo in un'altra zona, anche se poi fondamentalmente potremmo ne vedere solo alcune, sempre quelle andiamo a cercare, quindi troveremo un pannello di molecole un po' limitato al momento. Ma la chimica cambia e quindi la disponibilità di questi mattoni della vita è differente. Ogni sistema planetario ha quindi sin dall'origine un po' le sue caratteristiche circa l'origine della vita, e quindi anche in proiezione l'evoluzione è a tesa diversa. Probabilmente ci saranno forme di vita molto più evolute della nostra, così come ve ne saranno di forme molto meno evolute. Il nostro problema è che per ora noi siamo fortunati se riusciamo a guardare nel sistema solare e iniziamo a vedere qualche pianeta più lontano, cercando di capire se ha un'atmosfera, cercando di capire se c'è qualche processo fotosintetico presente, perché significherebbe vita vegetale e qualcosa di... Ma guardiamo, ecco, non ci stiamo guardando ora, stiamo guardando a forse un centimetro dalle nostre scarpe. E già è faticoso fare questo, ma ci sono tantissimi risultati anche solo con le missioni su Marte o le future missioni su altri corpi celesti, le lune di Giove e così via. Una cosa che mi viene in mente, che la domanda era anche la funzione del Sole. Il Sole l'abbiamo rifatto, cioè abbiamo capito qual era l'acceleratore disponibile per avere accelerazione di elio che sul campo magnetico producesse elettroni e protoni. Allora a Dubna in Russia c'è un acceleratore di questo tipo in cui si accelera moltissimo l'elio, questo si rompe da H+,
che è esattamente quello che faceva il Sole, lo fa ancora, però prima lo faceva in modo più regolato rispetto al campo magnetico della Terra, cioè è cambiato nel tempo. E in Russia questo tipo di reazione si può riprodurre. Abbiamo fatto le reazioni prebiotiche sotto energia protonica, cioè un vento solare di fatto praticamente, e funziona perfettamente. Cioè da una molecola con un atomo di carbonio vengono fuori tutte le basi nucleiche, gli amminoacidi, i componenti delle membrane, le colle molecolari che fanno le reazioni di polimerizzazione. Quindi la lezione è semplicissima, è che fare i componenti di base era una cosa frequentissima, a partire da materiali comunissimi e semplicissimi che adesso sono ancora presenti nell'atmosfera, cioè l'anidride carbonica, nel mare acqua e sali, e l'unica cosa è che non ce n'è più abbastanza. Però l'energia c'è, è il Sole. E dato che il Sole brucia soprattutto idrogeno e elio, e la maggior parte delle stelle è fatta così, lo stesso tipo di energia c'è da tutto. Vabbè, io ho ancora due domande e poi volevo lasciare la parola al pubblico che insomma, si può porre su. Diceva prima Ernesto, diceva che la vita si può organizzare soltanto in un modo. Allora volevo essere certa di aver capito bene, volevo anche essere certa che voi siete d'accordo. Cioè, se noi incontrassimo la vita su Marte, la sapremmo con certezza riconoscere? Oppure sappiamo riconoscere solo un certo tipo di vita? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è collegata a questa, è: c'è un argomento su cui non siete stati d'accordo mentre scrivevate? Allora, sul primo aspetto diciamo che in realtà più che la vita nel sistema solare al momento si cercano i segni che la vita possa aver lasciato soprattutto. Quindi evidentemente la scoperta di microorganismi su Marte sarebbe sensazionale, ma più che quello noi cerchiamo al momento di vedere se c'è stata nel passato una vita che ha lasciato delle impronte, delle evidenze, sì. Però, scusa, No, ha lasciato delle evidenze che possono essere però di un diverso livello, no? Per esempio la possibilità di identificare, come si cerca di fare con delle apparecchiature adeguate, macromolecole biologiche in campioni marziani o anche di altra origine, è di per sé già un indizio, no, di una certa chimica complessa che può presupporre la vita. Quello che facciamo soprattutto ora, più che andarla a cercare, è evitare di esportarla, perché purtroppo le agenzie spaziali solo di recente hanno capito che è importante curare questo aspetto e quindi evitare che si sia noi a portare la vita dove magari non c'è, ma anche viceversa, se vi fosse è chiaro che è rischioso eventualmente portarla indietro, però per un certo tempo non si è stati molto attenti a questa cosa. Se c'è la riconosciamo sicuramente, è impossibile non riconoscerla. Abbiamo fatto recentemente un congresso a Viterbo per l'astrobiologia e è intervenuto uno studente che ha fatto una domanda un po' provocatoria ma anche un po' interessante, che ha detto: ma perché un minerale non è vita? È ovvio che se un minerale fosse vita probabilmente non ce ne accorgeremmo calpestandolo, perché è il discorso dell'informazione, della variazione, dell'identità. Quindi è improbabile che noi non si riconosca, avendone però i mezzi, una forma di vita qualora esistesse. Quindi no, se c'è ce ne accorgiamo, forse purtroppo ce ne accorgiamo. Non lo so, insomma, stiamo cercando da un sacco di tempo. A proposito di questo, io ho appreso leggendo questo libro che quella che pensavo fosse la domanda più antica del mondo, io pensavo che l'uomo si fosse sempre chiesto chi siamo, da dove veniamo, che guardando le stelle, no, si fosse interrogato su se stesso, avesse detto che ci sto a fare qui, come ci sono arrivato, eccetera. E
Forse una cosa che in pratica insomma, ha accompagnato l'uomo dalla sua nascita, proprio dagli albori delle prime civiltà. In realtà poi ho scoperto che forse questo è anche così, è anche vero, però soltanto dal punto di vista filosofico, perché in realtà dal punto di vista scientifico questa domanda non ce la siamo mai posti fino a tempi assolutamente recenti. E mi ha molto incuriosito, insomma, voi vi siete fatti un'idea del perché sia capitato? Non avevamo gli strumenti oppure semplicemente non c'era scattata quella... La domanda andrebbe posta dal professor De Caldano che sta parlando qui. Cioè, il libro che ha scritto è Senza Dio. Ma dato che Dio c'è sempre stato e la metafisica è sempre stata presente nelle nostre menti, allora la risposta già c'era, quindi perché porsi domande complesse che comunque non avrebbero avuto una risposta tecnica? Quindi la domanda semplicemente non c'era. Per questo diceva, trovare le risposte è più banale che forse domande giuste. Nel momento in cui le domande si pongono, la risposta si trova. Questa è la lezione esistenziale della... Siamo entrati in un'era, diciamo, più atea, insomma, meno religiosa, diciamo, meno... in cui le nostre... Lo so, io ho le deformazioni professionali tendo un pochino a semplificare, ecco, chiaramente sono discorsi molto più complessi. Però mi sembrava di capire che adesso è il fatto che nelle nostre menti la divinità sia meno presente come soggetto. Sì, diciamo. O almeno era così nella Russia degli anni 20. E quindi le domande sono state poste. Poi qualcuno ha seguitato in quella. Adesso non lo so se in America possono fare una domanda di finanziamento. Quindi c'è anche un fattore storia nella ricerca. Certo, c'è sempre una fretta con la correlazione. Non so se volete aggiungere qualcosa prima di lasciare campo libero, ultimi 10 minuti a chi vuole porre una domanda. Giusto, se abbiamo discusso o meno, continuamente, perché il problema principale ormai da tanti anni è stato trovare il linguaggio comune. Perché la multidisciplinarietà è bella, tutti ne parlano, però è faticosa, perché poi bisogna accettarne gli oneri credo che un lato importante che è emerso è stato quantomeno la capacità di trovare un linguaggio comune tra la genetica, la biologia molecolare e la chimica organica su un discorso anche divulgativo e non è semplice da questo punto di vista, quindi qualche volta bisogna mettersi d'accordo non tanto sui contenuti ma proprio nel modo più chiaro per esporli e poi occupandosi di astrobiologia, dove accanto ai biologi e ai chimici poi ci sono i fisici, gli astrofisici, i medici, e veramente la torre di Babele si fa un congresso e si finisce pensando che non ci si è capito più nulla. La prima volta, dopo 14 anni, ti fermi volentieri a sentire un po' tutti, perché si è creato questo linguaggio comune che sarà una specie di punto dialetto, perché in ogni ambito specifico devi parlare in un certo modo, ma lì usi questi linguaggi strani e l'informazione va molto più trasversale, molto più rapida, questo è importante. Per noi abbiamo provato a indicare la ciuccia. Se io scappo. Bene, allora volevo sapere se c'è qualche domanda. Sì, dunque, tempo fa ho letto questo libro di L'origine della vita di Cricchi, pensavo proprio a Panspermia, guidata, cioè un libro mi sembra scritto nel 1980, gli anni. E ricordo che lui, come mi sembra di ricordare, che lui proponeva questa sua ipotesi che era prima guidata, relativamente al fatto che la probabilità che dallo brodo primordiale si venisse a creare diciamo, una struttura che si chiama di produrre. Le probabilità che si creasse una struttura in grado di riprodursi e di sintetizzare le proteine era molto molto bassa, e quindi lui proponeva questa queste cose.
sono passati più di 30 anni, quindi evidentemente qualcosa è cambiato, mi interessava sapere se questo problema della probabilità è rimasto, oppure se effettivamente le nuove scoperte hanno portato a dire no, ma diciamo, abbiamo fatto dei grossi passi avanti. Sicuramente il problema è diverso da allora, nel senso che oggi è possibile creare, come dicevamo, brodi primordiali sufficientemente complessi e ricchi nelle varie molecole da garantire tranquillamente un processo di evoluzione molecolare. Però il discorso della paspermia è un po' un falso problema, perché, come spesso ragioniamo appunto dopo questi famosi congressi, è chiaro che anche se fosse arrivata sulla Terra la vita per paspermia, comunque laddove si è originata non può essersi originata solo per paspermia, perché mancherebbe, no, l'anello iniziale. Quindi lo studio dell'origine della vita sulla Terra è comunque fondamentale, perché ci dà delle possibili spiegazioni del primo evento. Una volta che la vita c'è su un pianeta, a mio avviso personale, la paspermia ha una importante probabilità di contribuire alla diffusione della vita, perché di fatto dalle nostre osservazioni sperimentali, ripeto, ci sono dei dati molto solidi che dimostrano la sua possibilità. Sulla Terra la vita ha avuto origine forse per paspermia, forse no, però i brodi primordiali che possiamo ricreare oggi sono proprio belli, non è un brodo diluito, anzi è pure troppo ricco di roba, è un brodo di estrema vita, diciamo. Grazie. Io volevo fare un piccolo commento e una domanda che si collega a quello che è stato detto adesso. Il piccolo commento era sulla possibilità che qualche pizzo nascosto della Terra si ricrei oggi della vita. Beh, sarebbe come se i pigmei della foresta del Congo, armati di arco e freccia, decidessero di migrare agli Stati Uniti, perché devono entrare in competizione con organismi che hanno quasi 4 miliardi di anni di evoluzione e quindi sono dei carri armati, sono. Quindi non è possibile una competizione tra Luca o qualcosa del genere e gli organismi attuali. La domanda era un po' sulla faccenda della diminuzione, non dei brodi primordiali che si possono preparare adesso, ma quello veramente primordiale. Quanto tempo ci voleva perché si formassero delle concentrazioni tali da permettere un'organizzazione di molecole in un brodo così diluito? Allora, la domanda è quella con cui siamo stati attaccati per 15 anni, che è giustissima. La risposta è un'altra risposta ovvia: devono esistere dei sistemi di autoconcentrazione. Cioè, noi parliamo di molecole con un atomo di carbonio, molecole molto reattive, però se ce n'è una ogni metro cubo, una ogni, non riescono a fare nulla e comunque non riescono a fare tutte le combinazioni necessarie. Quindi servono i sistemi di autoconcentrazione. Questi sistemi sono stati provati da 5-6 anni, sono sistemi di termoconvezione, cioè se tu crei, dei fisici tedeschi l'hanno fatto il modellino e ha funzionato, cioè tu crei una camera in cui crei un gradiente di temperatura che quindi crea un ciclo come l'acqua del mare che si scalda e si fredda, tipo ligno, quelle cose qui, piccolo piccolo, le sostanze organiche in queste fratture delle rocce finiscono in zone in cui la thermovection è di un certo tipo, selettivo, cioè si arriva a concentrare nei punti di asimmetria del sistema milioni di volte la sostanza organica che circola liberamente. E quindi nella pozza, basta che fosse fatta di fratturine, oppure l'argilla va sotto il sottostrato, oppure nella pomice e nelle pollicine, cioè si creano strutture di asimmetria topologica tali da concentrare il soluto. Quindi il problema della concentrazione nelle acque termali primigenie non c'era. Certo, c'è giustamente nella logica dello sperimentatore, ma nella natura che si
complessa e articolata. Ci fare un'altra domanda? Sì. Domanda banalissima, semplice da ignorante a lei, forse. Quando ci parlava della riproduzione del sole, in Russia, dei suoi effetti, e della riproducibilità della vita oggi, ha detto a un certo punto non sarebbe possibile perché non ce n'è a sufficienza di quelle sostanze, se ho capito bene, non abbiamo una quantità sufficiente di quelle sostanze, quindi non sarebbe comunque riproducibile, giusto? Ho capito bene? Com'è possibile? Non ci sono... Non c'è sufficienza di quelle sostanze. Allora, l'apporto di sostanze organiche sulla Terra è dato da due tipi di fenomeni. Uno per i meteoriti di caso a cascata a un certo punto, però è una cosa marginale. La sostanza organica vera viene dall'organizzazione del disco dal quale viene il sistema solare, cioè il sistema solare si è fatto perché c'era questa nube intersolare che è cominciato per asimmetria a ruotare, per gravità si è fatto un centro e lì c'è stato il sole, cioè le cose più leggere stavano al centro, mano a mano erano sempre più pesanti, quindi i pianeti più metallici stanno all'esterno, quelli più gassosi all'interno. Normalmente il sistema solare per qualche ragione è opposto, la ragione in realtà si sa, però non si va per la parte. Quindi c'è stato un accrescimento di sostanze via via più ricche e quindi contenenti carbonio in certe fasce del grande piatto ruotante da cui si sono fatti i pianeti. Noi stiamo nella zona in cui è compatibile la concentrazione di sostanze contenenti carbonio. Quindi la sostanza della vita è il carbonio, ce n'era dappertutto, ce n'era un mare di materiale organico. Questo è rimasto come modello del sistema solare su un satellite di Saturno, che è Titano. Titano è una grande palla, grande come la Luna, che ha parecchi chilometri di sostanza organica sulla superficie, lì è congelata e non si è evoluta, benché ci siano dei cigni anche lì. Sulla Terra ha bollito e quindi si è organizzato un sistema di concentrazione in certi punti, evoluzione dell'informazione, mano a mano di auto-organizzazione, da biniera selettiva e sono di fuori poi tutti i sistemi più complessi. L'energia viene dal Sole. E quella seguita a venire è un po' diversa perché il Sole all'inizio era diverso, ha un'evoluzione anche lui, poi l'inclinazione dell'asse terrestre, i campi magnetici, è tutto un po' diverso, però sostanzialmente se ci fosse la materia organica si seguirebbe a fare quella roba che Bruno ha chiamato i pigmei, che non potrebbero competere con sistemi estremamente evoluti e aggressivi come siamo noi. La risposta alla domanda non era sciocca, sì, avverrebbe. Però non... Manca il carbonio, ho capito bene. Non manca il carbonio organizzabile, ma secondo me è il petrolio. Sì. Cioè, perché è uno fuga, in fondo c'è questa roba, petrolio organizzato. È stato un grosso errore. No, lo so che il petrolio viene dalla putrefazione della cosa, però che sia rimasta quel brodo primitivo concentrato in basso, perché no? Mi pare che nel suo intervento lei abbia abbastanza escluso questo che vengo a chiedere, la mia domanda. Io moltissimi anni fa ho letto il romanzo di fantascienza che era ambientato su un pianeta. In questo pianeta la vita si era organizzata non con base carbonio ma con base silicio. E c'era uno sforzo di descrizione di questo lavoro che fa fatto aveva vinto un stipendio internazionale e descrive questi organismi che erano organismi elementari ma che avevano una base silicia e non c'era di carbonio. Ora, la mia domanda è un po' più meno facile ma più complessa. Voi escludete che in altri sistemi con ovviamente un contesto completamente diverso dalla Terra, ho finito di dire due minuti fa, la Terra è piena di elementi, poi c'è un altro elemento, si sia generata una vita
che ha una base diversa da quella del carbonio, che poi è la base di tutti gli esseri viventi. Quando mi piace proprio rispondere io, poi rispondo anche io, rispondo da chimico e mi nascondo nei geoglifici così. Il problema silicio carbonio o arsenico fosforo, qual è? Questi sono elementi chimici dello stesso gruppo del sistema periodico, quindi da un certo punto di vista hanno proprietà comparabili. Però poi bisogna andare un po' nel dettaglio, no? Cosa accade andando più nel dettaglio? Che la stabilità dei legami chimici dipende, diciamo, come, vabbè, non dico come, ma so, dipende da quanto gli elementi che si legano sono vicini nel sistema periodico, no? Quindi il legame carbonio-idrogeno ha una sua stabilità che deriva dal fatto che l'idrogeno e il carbonio hanno dimensioni degli orbitali con cui si legano di un certo tipo. Più le dimensioni degli orbitali differiscono, quindi più vado al legame invece di idrogeno con silicio, quel legame diventa più debole, no? Allora non si può escludere, è chiaro questo, però è evidente che la chimica del silicio, per esempio sulla Terra, non si è sviluppata, mentre quella del carbonio ha prevalso nettamente per queste piccole differenze energetiche, poi probabilmente non sono tanto piccole a conti fatti, perché si amplificano con il corso dell'evoluzione. Quindi ecco, anche a parte il silicio, addirittura anche sul nostro pianeta a un certo punto uscì uno studio dove si asseriva di aver trovato un microorganismo con un DNA che contenesse arsenica al posto del fosforo, è lo stesso ragionamento. Poi si è visto che non era così, e questo perché c'è questa differenza energetica che fa la differenza. Scusa, no, finisco questa risposta da stessa domanda. Ah, sì, sì. Le alternative sono silicio, vanadio, arsenico e i gruppi subfobici, sono tutti sistemi che potrebbero dare la stessa organizzazione. Però il problema è di tipo risorse economiche, cioè all'inizio si è fatto l'idrogeno e il 99% è ancora idrogeno, poi l'idrogeno in certe stelle fa l'elio, poi l'elio fa l'ossigeno fa il carbonio e il carbonio in presenza di contaminanti fa l'azoto. Poi basta, per fare gli altri ci vuole una stella di certe dimensioni, eccetera, eccetera, quindi la roba è sempre di meno, fino al ferro, ad peso 28. Per fare il 29 ci vuole una supernova, quindi gli atomi più abbondanti dell'universo sono idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, che esattamente è quello di cui siamo fatti noi. Il silicio, se uno lo prende nell'aria fa il silicato e riuscita, la risassi e basta. È teoricamente possibile, però non avviene. Cioè, se vai in un posto dove non c'è il carbonio, c'è l'energia, c'è solo silicio, forse qualcosa che non torna. Scusa, ma hai colpito, no, una voce sufficiente. Hai colpito quando mi hai detto che questa è nata negli anni 20 in Russia. Allora, scusami, chi è iniziata prima, la vita o la variabilità? La variabilità. Guarda che importante la città. Posso rispondere? Allora, variabilità. Quindi non avevo variabilità negli anni. Variabilità in senso di Senchiano. Allora, variabilità per introdurre l'epigenetica, variabilità di che non conoscendo il DNA, altrimenti è un discorso da botanico che sapeva pure poco la genetica, però era un bravo chimico. E si è immaginato il metabolismo semplice e quindi Opari non era particolarmente geniale, però ha seguito una linea molto pulita di ragionamento senza che nessuno ti rompesse le scatole. Allora, ovviamente, insomma, lo sapete, non posso essere troppo scettico su queste vostre teorie, però uno degli argomenti per la parte uno degli argomenti principali della pastermia, a parte il fatto della concentrazione, è il fattore tempo.
cioè si dice che la vita si è sviluppata in 700-800 milioni di anni e poi si è evoluta per 3 milioni per 3 miliardi e 8. Quindi la scala dell'evoluzione che ha portato dalle molecole semplici organiche al Luca è una scala, tutto questo è basato sulle osservazioni di stromatoliti, vengono fuori a un certo punto, quindi 800 milioni di anni per andare dalla chimica, dai composti organici di base a Luca, e poi invece molto di più per produrre un'evoluzione, eccetera. Quindi esiste questo problema del tempo, cioè c'è un'evoluzione darwiniana delle forze che è in qualche modo accelerata, o in qualche modo c'è dei meccanismi che possono garantire di andare dalle sostanze chimiche organiche semplici a una vita già abbastanza complessa in una scala temporale così ridotta. Questo è uno degli argomenti. Si può rispondere ovviamente in tanti modi. Un esempio pratico, a mio avviso, è proprio questo studio recente che abbiamo fatto con Juan Martín Ruiz, un collega spagnolo che si occupa di, diciamo, di chemical garden, di giardini chimici, no? Che sono delle formazioni inorganiche spontanee che crescono in determinate condizioni molto semplici e tipiche del periodo ediano del pianeta, dove sostanzialmente c'erano condizioni anche troppo hard, in teoria, per la prebiotica. Quello che si vede, per esempio, in un sistema di questo tipo, che mentre cresce una membrana inorganica, che in sostanza è una specie di corallo durante la crescita, all'interno e all'esterno di questo corallo ci sono processi chimici differenti. E mentre all'interno si concentrano le basi nucleiche soprattutto e tutto un panel di altri composti, all'esterno ci sono gli acidi carbossilici e quindi cose più tipiche del metabolismo. Cioè fondamentalmente un sistema inorganico spontaneo che si aggrega ti dà già la differenziazione di una membrana cellulare, per dire. E questo avviene in ottore. Quindi è chiaro che è difficile quantificare quanto serva poi per passare da questo sistema a Luca, questo non lo so, ma potrebbe essere anche molto più veloce di quanto uno si possa attendere. Un'evoluzione accelerata. Un'evoluzione accelerata, perché in realtà non è che evolve, sta tutto lì, già dall'inizio. L'evoluzione accelerata, se c'è tutto il giorno dopo, cioè il problema è un problema di presenza statistica. Allora, magari in Sudafrica la cosa non partiva perché gli mancava l'acido oleico, ma in Kamchatka c'era l'acido oleico, cioè il fatto di complessità della miscela di partenza, che a priori servono quelle 20 cose, si fanno. Il problema tempo in teoria non c'è, si spiega perché la vita è così attiva. Se no sembra strano, cioè, c'è avuto un sacco di tempo, no, spasso il meteorite è tutto nel posto giusto. E tu da scrittore di fantascienza dovresti studiare. Abbiamo un'ultima domanda. Ecco, no. In fondo? Sì, vediamo, sì. Ernesto, volevo sapere, quindi secondo te la parte che ha richiesto più tempo è l'adattabilità, adattarsi alle condizioni ambientali. Quindi la vita è stata veloce, si è generata velocemente, ma quello che ha richiesto più tempo è diversificarsi, armarsi strategicamente per adattarsi, oppure è un discorso di spazio, cioè se la vita è cresciuta in uno spazio che non è cambiato per lungo tempo, ho garantito di creare una solidità nel sistema e poi è stato in grado di evolversi. Le due alternative è la stessa cosa e la risposta è sì, è un processo che è cominciato all'inizio e che sta continuando più ora. Cioè all'inizio si sa per ragionamento top down che tutto funzionava di sopra gli 80 gradi, poi per uscire dagli 80 gradi vivere a 70, 60, 30 fino a meno 20 è un processo evolutivo che va
che è in atto ancora oggi. Quindi, se uno definisce la vita come evoluzione, la vita ancora non si è creata bene, è un processo continuo. Il processo iniziale di creazione di diversità è stato invece molto rapido. Quindi quello che dici tu è giusto. Però il fattore tempo non ha un limite. Il limite sarà la morte, cioè la vita non esiste, non è definibile, la morte sì. Quindi ogni individuo muore perché si disorganizza l'informazione. Ma la vita, metà uovo e gallina, va avanti dall'inizio. E se l'ambiente non muta, cosa potrebbe succedere nel corso di vita? Se l'ambiente non muta è difficile, la vita in genere muta l'ambiente, è un'evoluzione a due, no? Quindi può accadere solo in condizioni controllate, significa in un laboratorio, però non rappresenta più uno scenario ideale, no? Però una considerazione sul fattore tempo, che io vedo anche recentemente, uscito un bel libro sulla fisica della biologia da poco, è che in realtà noi consideriamo il tempo nella nostra scala di pensiero, no? Però abbiamo a che fare con molecole e la fisica che controlla le molecole è la meccanica quantistica e la variabile tempo nella meccanica quantistica ha un significato diverso, diversissimo da come la intendiamo noi. Quindi ancora oggi ci si meraviglia di tante cose che non dovrebbero accadere e accadono per questi famosi effetti tunnel che tiriamo fuori quando una cosa viene fuori che non dovrebbe, perché in effetti a livello molecolare se la vita nasce anche sotto un controllo della quantomeccanica, la variabile tempo è molto relativa. Allora io vorrei intanto ringraziare gli autori per il loro libro, per la loro gentilezza, insomma per essersi trattenuti qui con noi. Noi ve li lasciamo in ostaggio, ben inteso, quindi potete insomma salirvi in domande, discuso con il signore che abbiamo tenuto fuori sotto la mano. Le lascio qui, quindi poi li può attingere liberamente. E effettivamente, tornando a quello che diceva Raffaele, questo è un bel esercizio di divulgazione, effettivamente, perché è un testo che coniuga proprio il rigore scientifico anche con la chiarezza espositiva, e non è facile, insomma, come avete visto anche nella nostra chiacchierata. E quindi ringrazio tutti voi per essere stati qui. E visto che ci sono, a proposito di rigore scientifico e chiarezza espositiva, c'è anche un mio farsi un'idea lì dentro. Che si chiama L'era dell'atomo, che ho scritto con un fisico nucleare che si chiama Piero Mazzini. Grazie.